Quali sono i vantaggi e soprattutto gli svantaggi che si nascondono dietro la costituzione di una limited liability company? Perché si fa presto a esaltarne i vantaggi, ma molto spesso gli svantaggi sono assolutamente sconosciuti. Quali sono? Te lo dico tra un secondo. Ciao, sono Luca Taglialatele e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Iscriviti al canale per essere sicuro di ricevere gli aggiornamenti e lascia un like a un video alla fine del video se questo contenuto ti è piaciuto. E passiamo all'argomento principale, Limited Liability Company. Questo fa parte di un ciclo di video che viene dedicato da noi di Tax Planning a uno degli strumenti di diritto societario più utilizzato in assoluto nel mondo, sia dai piccoli che dai grandissimi, perché ha dei vantaggi evidentemente importanti. Quelli che invece non vengono mai nominati o molto poco o non li si conoscono o si tacciono di proposito sono gli svantaggi. Cerchiamo di capire quindi allora quali sono i principali vantaggi, perché dovremmo considerare la costituzione di una LLC e per quale motivo invece dovremmo fare molta più attenzione prima di affidarci a uno dei qualsiasi driver che si trovano lì su internet pronti a regalarci per un dollaro la costituzione di una LLC cosiddetta chiave in mano, che poi per cifre così basse chiave in mano non è mai e poi mai. Vediamoli subito, partiamo evidentemente dai vantaggi, che sono la parte probabilmente che ti interessano di più. Allora, il primo e più interessante, soprattutto da un punto di vista tributario, lasciatemelo dire, è quella della possibilità di scelta del tax regime. Infatti, a seconda che tu sia un sole proprietor, un mem, che siate due o più cosiddetti members e non soci, se avete visto il video precedente sapete che c'è una terminologia tutta differente dedicata alla costituzione delle LLC, vi rimando per questo a quest'altro mio video. Continuando nell'elezione del tax regime, è possibile decidere se essere tassati come una S-Corp piuttosto che come una C-Corp. Sono quattro regimi con quattro sfumature completamente differenti, non entriamo nel merito, quello che dovete sapere voi, quello che vi interessa probabilmente di più, la scelta a cui potete optare è quella di C-Corp, cioè di essere tassati come company, perché tecnicamente le LLC sono automaticamente tassate per trasparenza, cioè quando ne costituite una, l'accountant dà per scontato, meglio la legge dello Stato in cui è stata incorporata, dà per scontato che quella LLC verrà tassata in capo a voi per trasparenza. Voi potete invece fare una delle quattro lezioni che vi ho detto io, la più comune è C-Corp, cioè quella di farla tassare come una società a tutti gli effetti e quindi soggetta alla Federal Income Tax degli Stati Uniti, ok? Quindi questo è il primo vantaggio, questa forma, questa possibilità di scelta che obiettivamente è direi estremamente rara, se non addirittura unica nei diritti societari e tributari delle altre giurisdizioni. Numero due, è possibile attraverso l'operating agreement, che è lo strumento interno che disciplina i rapporti tra soci e amministratori, la possibilità di attribuire ai membri, i cosiddetti members, una partecipazione agli utili e anche evidentemente alle perdite in misura non proporzionale. Quindi se siamo due soci, abbiamo il 50% cada uno, è possibile tramite operating agreement attribuire a uno dei soci l'utile dell'80%, all'altro soltanto del 20% e così via. Sono degli esempi, quindi le percentuali sono cangianti perché è possibile modificarle, evidentemente perché magari un membro ci porta più lavoro, l'altro più capitale, eccetera eccetera. Nell'operating agreement è possibile avere questa tipologia di flessibilità che li ha resi, anche per questo motivo, uno ha reso le LLC uno degli strumenti ibridi più utilizzati nel doing business, nell'attività di impresa. Vantaggio numero 3, non esiste un cap ai membri, posso avere 1 milione tecnicamente, idealmente, di membri all'interno di una singola LLC, ciascuno con il suo membership interest, e non c'è nessun divieto di cittadinanza, quindi chiunque può costituire una LLC senza limite di membri e senza divieto di cittadinanza. La burocrazia è estremamente snella e questo forse è uno dei punti fondamentali che lo rende più appetibile, perché quando vi siete obiettivamente rotti le scatole di avere a che fare con la legislazione tributaria italiana piuttosto che francese, piuttosto che spagnola, piuttosto che dell'Europa dell'Est, con differenti gradi di rotture di scatole, diciamo così,
Una LLC tendenzialmente non vi dà neanche l'obbligo di contabilità, sì, avete a seconda dell'utilizzo che fate, di chi sono i membri, eccetera, eccetera, ci sono degli obblighi di contabilità più o meno ridotti che la rendono estremamente flessibile, quindi e questo è uno degli altri motivi per cui è la più utilizzata insieme alla flessibilità dell'operating agreement. L'altro vantaggio, lo conosciamo bene, è quello della tassazione per trasparenza, perché ci evita di quel fenomeno bruttissimo della cosiddetta doppia tassazione economica. Infatti è possibile, noi sappiamo che se una società, quando abbiamo calcolato la base imponibile di una società alla fine dell'anno, ne otteniamo un utile dopo la tassazione, quell'utile se lo distribuiamo ai soci sotto forma di dividendo, poi viene tassato nuovamente in capo ai soci. Ecco, questo fenomeno di doppia tassazione, prima dello stesso fenomeno economico, prima in capo alla società e poi evidentemente in capo al socio, con una partnership è evitato nella misura in cui l'utile viene tassato direttamente per trasparenza in capo ai soci e quindi non c'è il primo passaggio della società, e questo non è banale. Facciamo attenzione, perché anche qui in realtà la pass-through entity può darci dei problemi nella misura in cui abbiamo più di un singolo socio. Quindi il mio invito è che a non aprire, ed è quello di non costituire, si dice organize una LLC a cuor leggero, soprattutto se siete più di uno, cioè perlomeno due soci, perché gli effetti sia societari sia sotto il punto di vista di diritto tributario potrebbero essere molto più complicati di come ve li hanno prospettati. È una forma societaria, altro vantaggio, molto utilizzata all'interno del real estate, perché è possibile fare un singolo investimento, comprare un singolo appartamento, una singola casa, un singolo lotto tramite un'unica LLC e quindi avere tante LLC, tante quante sono le unità immobiliari acquistate. Questo evita un fenomeno cosiddetto di cross liabilities, cioè evita che i problemi di un'abitazione legate evidentemente ai creditori possano poi accadere a catena sugli altri acquisti immobiliari. Quindi il real estate è molto utilizzato per questo motivo. Ultimo vantaggio molto importante è che i membri possono, non c'è un limite alla forma giuridica che possono assumere i membri delle LLC, quindi il membro di una LLC può essere un'altra LLC, può essere una C-Corp, può essere una S-Corp, possono essere società non americane, trust, fondazioni, eccetera eccetera. Quindi questa enorme flessibilità da sotto un profilo di governance, quindi non c'è sempre solo il vantaggio tributario, non è che si aprono LLC solo per non pagare tasse. Ecco, quello probabilmente soprattutto dai grossi gruppi è l'ultimo dei motivi per cui si costituisce una LLC, ma la verità è che l'operating agreement e la possibilità, quindi l'assenza di limiti nella costituzione da parte della forma giuridica dei soci, la rende uno strumento estremamente appetibile. Ok, quindi fase 1, vantaggi. Fase 2, andiamo a vedere allora quando è che devono accendersi i campanelli di allarme, le prime lampadine. Allora, prima di tutto, se tu sei alla ricerca di capitale di debito, nuova finanza sul mercato dei capitali, la LLC potrebbe non essere lo strumento ideale per te. Perché? L'organizzazione interna è definita da un operating agreement, quindi non dalla legge, non è estremamente, esattamente, immediatamente trasparente da parte per gli investitori che non sanno quello che succede al suo interno, e potrebbero esserci poi anche molti limiti, molte clausole, eccetera eccetera. Chiaramente non se la incorpori tu, ma dipende insomma dalle esigenze che hai con il tuo veicolo, quindi da qual è il tipo di business, la tipologia di attività che hai intenzione di esercitare. Questo è un fenomeno, è un problema che viene tendenzialmente poi bypassato tramite la fusione per incorporazione di una NewCo o cosiddetta C-Corp, quindi per eliminare i limiti dell'operating agreement prendo la LLC, la fondo per incorporazione in una C-Corp e così ho di nuovo accesso al mercato dei capitali in una maniera un attimino più flessibile, che è tipico appunto delle C-Corp, cioè delle società di capitali. C'è da sapere che in molti stati ci sono alcuni costi nascosti, nella misura in cui alcuni stati prevedono una cosiddetta franchise tax, che varia a seconda dello stato, può essere più o meno elevata, però diciamo è una tassa fissa insieme alla agent fee che viene pagata ogni anno, quindi anche quando vi dicono incorporatela, non costa niente, vi faccio pagare soltanto il costo di incorporazione, non è vero. Esiste sempre una franchise tax e una agent tax che vanno prese in considerazione perché possono variare da stato in stato.
Altri costi nascosti possono essere l'annual report e gli obblighi di pubblicazione che sono per esempio presenti nello stato di New York. Non sono dal mio punto di vista dei costi elevatissimi, però chiaramente l'ammontare dei costi evidentemente è relativo e cambia a seconda delle vostre esigenze e soprattutto del vostro portafoglio. Comunque questi costi possono presentarsi poi di anno in anno e possono fare la differenza, soprattutto se non fatturate tantissimo, se l'avete aperta con degli scopi estemporanei. Cos'altro? Ecco, e questo forse è lo svantaggio principale del motivo per cui poi aprire una LLC senza passare da un esperto tributarista è una specie di follia. Molte giurisdizioni non US vedono le partnership come opache. Questo succede anche in Italia, cioè l'amministrazione finanziaria non vede la LLC come partnership. Questo che cosa vuol dire? Che non la tassa automaticamente per trasparenza, ma la vede come se fosse una qualsiasi altra società, come se per esempio fosse una UK Limited, ok? Quindi una società a tutti gli effetti. Questa cosa di non tassarla per trasparenza e quindi vederla come opaca potrebbe sembrare un vantaggio, ma non lo è. Non lo è nella misura in cui se non vivete nella giusta giurisdizione, che non è nessuna delle giurisdizioni della società dell'Europa, dell'Unione Europea per intenderci, potresti avere problemi di doppia tassazione. Si innescano automaticamente, quando l'amministrazione finanziaria di un paese vede la partnership estera come opaca, si innescano una serie di problemi. Uno su tutti la difficoltà, se non impossibilità, di applicare un trattato contro le doppie imposizioni, soprattutto quando i soci della partnership sono perlomeno due. Non lo dico io, lo dice l'OCSE evidentemente, io mi esprimo sulla base dei documenti che ho studiato nel corso della vita. Quindi andatevi a vedere l'annual reporting partnership del 1999 in questo senso. Quindi difficoltà o impossibilità di applicare la doppia tassazione, di applicare il trattato contro la doppia tassazione con conseguente doppia tassazione, soprattutto se il vostro è un veicolo genuino che è un cosiddetto effective trade of business all'interno degli Stati Uniti e quindi soggetto alle imposte degli Stati Uniti, per esempio la federal income tax del 21%, a quel punto il dividendo viene distribuito e lo ritasso e non riesco a evitare il fenomeno della doppia tassazione in nessun modo. In più esistono tutta una serie di cosiddette SAR, GAR, cioè specific anti-abusive rule e general anti-abusive rule. In Italia il GAR è l'articolo 10 bis dello statuto dei contribuenti. Comunque sono delle normative che praticamente non riconoscono come genuino il veicolo estero e quindi ne disconoscono il vantaggio fiscale, il vantaggio economico, con riattribuzione della tassazione. In Italia, nel caso dell'Italia, nelle altre giurisdizioni ciascuno di per sé, con attribuzione poi di sanzioni, interessi, eccetera, eccetera. Ok. Io sono Luca Tagliela Tela, ti ricordo sempre il mio nome, non ci fare caso. Spero che questo video ti sia piaciuto. Ne seguiranno altri sulla LLC, perché mi sono reso conto che obiettivamente è uno degli argomenti più interessanti per i miei clienti, per la mia platea. Se ti è piaciuto questo video, e spero proprio di sì, ti prego mettimi un like e iscriviti al mio canale. Noi ci rivediamo nel prossimo video.